Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a Barbara Sala e Enrico Galletti e buongiorno al nostro Davide Giacalone per la rassegna stampa. Davide, a te. Buongiorno, buongiorno e buon sabato. Allora, partiamo dal Corriere della Sera, la nostra rassegna stampa. L'ora delle offese tra gli alleati, Di Maio, Salvini e un pugile suonato. La replica, nessuno mi dà ordine, neanche Conte. Sul caso Sea Watch, smentita la linea dura del Viminale, ha autorizzato lo sbarco di 18 migranti. E ancora si parla ovviamente di Allegri e la decisione, il divorzio di ieri dalla Juventus dopo 5 anni. E una notizia di cronaca, qui mi investono, travolto sulla strada senza pista ciclabile, Gabriele, 15 anni, ucciso a Treviglio. A proposito dello scontro all'interno della maggioranza, diciamo che sul Giornale troviamo un titolo decisamente più esplicito. Enrico. Sì, anche qui le protagoniste, nell'apertura, le tensioni nel governo con il titolo Rissa totale, botte tra i gialloverdi. Il Giornale scrive: più che un governo, quello grillo leghista sembra essere diventato un film comico dell'era del muto. Che ne pensi, Davide? Ma non è una scena edificante, su questo è poco ma sicuro, però è una scena a cui l'abbiamo fatto l'abitudine oramai, diciamo, gli scambi sono neanche quotidiani, sono pluricotidiani, cioè più volte al giorno continuano neanche a contrapporsi, ormai siamo praticamente agli insulti, quell'altro dice devo mandare a calci nel sedere, quell'altro ma tu chi sei, e così via, però così possono andare avanti all'infinito. Nel senso che fa parte in qualche modo anche della reciproca propaganda, del loro modo di arrivare alle elezioni europee. È un po' come invitare gli italiani: vota me contro lui, o quell'altro dice la stessa cosa all'incontrario, perché il resto della scena non c'è. Sono tutti d'accordo, in fondo, tra alleati di governo su un punto fondamentale che ripetono spesso, cioè dureremo 4 anni. E in effetti possono durare 4, ma forse anche di più, potrebbero anche rivincere le elezioni. Il concetto è: se siete tutti d'accordo, per esempio, nel non aumentare l'IVA, perché su questo dicono tutti, no, non aumenteremo l'IVA. Bene, questo avviene come? Si aumentano le spese, le entrate, diminuiscono le spese, cioè come intendete realizzare questa cosa su cui, caso clamoroso, siete d'accordo, cioè concordate? Fino a quando le opposizioni, ma oppure più concretamente la realtà, non li metterà di fronte alla necessità di rispondere qui, adesso, ora, subito, non fra 10 giorni, a questa domanda, penso che sì, per quanto non sia edificante, possono andare avanti. Andiamo sulla prima pagina della Repubblica. Milano sfida tra due Europe, i sovranisti con Salvini, 11 capi partito dell'ultradestra, la protesta, tutto è cominciato con i pompieri di Brembate che ne tolsero uno, si parla degli striscioni, lenzuoli della libertà. Davide, velocemente, ci sono anche, a proposito di Lega, il sottosegretario leghista Durigon che parla del debito. Parla del debito, dice in un'intervista a Repubblica, a Berlino capiscono che si può sforzare il 3% per crescere. Ora, l'errore è quello di credere che debbano credere a Berlino. Berlino non c'entra niente, la politica economica europea viene fatta per esempio alla BCE che si trova a Francoforte, il presidente è un italiano. Il tema è: tu devi convincere chi ti presta i soldi, che nel 70% dei casi sono gli italiani. Ci sono delle aste sui titoli, voglio vedere a quanto li vendono e a che tasso li vendono. Dopodiché è evidente che se tu spieghi al mercato che usi i soldi per crescere, te li presta volentieri, però devi anche cercare di spiegargli come si fa a crescere se i soldi li metti a favore di quelli che smettono di lavorare, che per esempio vanno in pensione. Com'è che si cresce smettendo di lavorare? Quando risponderanno a questa domanda, anche i mercati se ne faranno un'idea più precisa. Sì, ripartiamo con La Stampa. Conte boccia il decreto Salvini, il leghista non prende ordini da lui, Di Maio ormai parla come Renzi, grillini, un pugile suonato, europee verdi in crescita dalla Germania al Belgio, sovranisti a Milano fra scandali e inchieste. Palazzo Chigi dice: non è previsto un consiglio dei ministri lunedì sul nuovo testo sicurezza, dubbi di costituzionalità. C'è anche una bella fotonotizia: Napoli, la Spagna si riprende i quartieri per ristrutturarli. Si parla anche del presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Cantone, che ieri ha criticato lo sblocca cantieri. Davide. Sì, lo ho fatto ripetutamente in questi giorni, oggi c'è un approfondimento su questo sulla stampa. Fa osservare 10 rilievi, però
Quello che conta di più, ce ne siamo occupati, il massimo ribasso, la questione di quanto si può dare in subappalto e così via, quindi l'ipotesi che possa attraverso quella strada, diciamo, trovare spazio anche la delinquenza organizzata. Poi in questo paese bisogna decidersi, perché se uno è un'azienda che fa riferimento alla delinquenza organizzata, io cittadino penso che li abbiano presi, condannati e stiano in galera. Se invece non sono riusciti a prenderli e condannarli, come facciamo a dire che fa capo la delinquenza organizzata? Abbastanza complessa. Cioè, però il primo e l'ultimo dei rilievi che fa Cantone, quindi il numero 1 e il numero 10, che credo tra le sue cose più convincenti, cioè dice poi alla fine però cosa succede? Succede che le norme attuative devono arrivare dopo 3 mesi, quindi quando il decreto sarà approvato, a parte che il decreto è già in vigore, quindi insomma, diciamo, quando tutto questo sarà concluso il caos normativo sarà maggiore. E il decimo punto dice: quando si nominano i commissari, e i commissari sono lì, si chiamano tali perché devono andare in deroga della norma, significa che non solo il caos normativo cresce, ma per cercare di orientarci si dà in deroga, cioè si viola il suddetto caos normativo. Tutto questo, sostiene, oltre a non sbloccare i cantieri, rischia di bloccarli i cantieri. E questi credo che siano, a me sembrano, i due rilievi più precisi e anche più convincenti. E ci spostiamo invece sulla prima pagina di Libero in edicola oggi. Milano si tinge di verde, un'altra apertura dedicata alla politica, e poi un titolo sull'economia: PIL, case e povertà, ecco 10 balle sull'economia. Finiti pianti e fiaccolate, questa è la cronaca, la camorra spara ancora a Napoli. Infine un titolo ovviamente sullo sport: licenziato come una serva ad ore, scrive Libero a proposito di Allegri e dell'addio dalla Juve. Sul manifesto governo la deriva sulla Sea-Watch, il titolo principale però è La buona scuola, la solidarietà di Palermo con la docente sospesa per il video degli alunni contro le leggi razziali e il decreto sicurezza. Torni subito in cattedra, studenti, insegnanti e sindacati in piazza, il caso finisce in Parlamento. Davide, la cronaca nuovamente da Napoli, non la troviamo sulle prime pagine ma all'interno, un'altra sparatoria a Napoli, questa volta in ospedale. Sì, non capisco però francamente com'è che non si trovi anche con clamore sulle prime pagine. Grazie al cielo non hanno sparato una bambina in questo caso, ma forse la scena è ancora più raccapricciante: sparatoria, ragazzo ferito, lo portano al pronto soccorso, e al pronto soccorso succede che si presenti all'ospedale dei Pellegrini un commando con una persona che scende da una moto con il casco, entra dentro e gli spara per finirlo. Beh, ma è una scena da film dell'orrore. Allora, a questo punto il tema Napoli non è solamente quello pur toccante che i quartieri spagnoli, dove erano acquartierate le truppe spagnole, debbano essere recuperati con collaborazione di un fondo spagnolo. Diciamo, l'Italia è la seconda potenza industriale, la quarta economia d'Europa. Cioè, ma in tutto questo, in una Napoli, e qui il tema ordine pubblico credo che sia un'emergenza nazionale. Forse l'attenzione che andrebbe dedicata a un tema come questo, naturalmente non solo a Napoli, ma Napoli è certamente un'emergenza, dovrebbe essere assai maggiore. E mi sento, come cittadino, mi sento molto più insicuro per questa roba che per tanta che viene sventolata come se fosse elemento di chissà quale paura, ma che poi se uno va a guardare i numeri non genera l'orrore che si è visto ieri a Napoli. Sì, ci spostiamo sul Messaggero perché a pagina 24 c'è un servizio dedicato alle separazioni, in particolare i padroni si separano e per fido non c'è legge, sono sempre più frequenti le liti delle coppie davanti agli avvocati per avere l'affido degli amici a quattro zampe. Davide. Sì, il pezzo è anche molto sofferto perché dice, però attenzione perché il cane, quando le due si separano, potrebbe smettere di mangiare, dorme troppo poco, cioè ha dei sintomi di disagio evidente perché la sua famiglia, il suo branco è stato sciolto. Ora, chi di noi, io fra questi, ama gli animali, tutti per la verità, ma i cani, ama i cani, non può non sentire una sofferenza profonda per questa cosa. Però a me mi viene anche un'altra sofferenza come cittadino contribuente che paga tutte le tasse, cioè non è che questi deficienti, siccome si separano e litigano sul cane, loro si pagano l'avvocato, io gli devo pagare il giudice, cioè che deve occuparsi di stabilire con chi, a casa di chi mangia la pappa il cane, cioè in fondo se la decidano fra di loro questa cosa, oppure si faccia una bella camera arbitrale interamente a spese loro, decidono questa faccenda, perché
questa idea che tutto il giusto e lo sbagliato debba tutto essere normato dalla legge e tutto essere amministrato in tribunale, vorrei ricordare a chi ci ascolta che comporta il fatto che noi lo dobbiamo pagare anche per altri. Tenete presente che in Italia per la prima infanzia si spendono 835 milioni l'anno e per gli animali domestici 2 miliardi e 600 milioni. Credo che nella vasta spesa per gli animali domestici ci mettono anche gli avvocati e i giudici dedicati interamente a spese di coloro i quali si separano e ti pongono il problema: ma il cane con chi va? Va bene, grazie Davide, ti ritroviamo come sempre domani alla stessa ora. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona radio a tutti.